Dal 1580 in questo palazzo vengono svolte le funzioni giurisdizionali. Il tribunale di Piacenza versava in condizioni di abbandono e degrado. Oggi siamo arrivati ad avere una struttura dignitosa. Gli ambienti sono sicuri, gli impianti a norma. Questo grazie anche agli oltre 4 milioni arrivati dallo Stato per il consolidamento delle volte e dei solai. Parole del presidente del tribunale di Piacenza, Italo Ghitti, che oggi nell'aula della Corte d'Assise ha ripercorso gli interventi di ristrutturazione della realtà di Via Consiglio e in particolare della sezione penale inaugurata di fronte a una nutrita rappresentanza delle istituzioni. Siamo arrivati alla fine, ci sono ancora alcune finiture da fare, le faremo prima della fine dell'anno, ma è importante fare il tutto. All'inaugurazione hanno preso parte infatti il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri e il presidente della Corte d'Appello di Bologna Giuseppe Colonna. Per Ghitti questi lavori hanno un significato particolare. Sì, io sono vicino al pensionamento, ma spero che almeno con queste opere qualcosa si ricordi anche di me. Sulle carenze di organico del Tribunale di Piacenza, lamentate invece dal presidente dell'Ordine degli Avvocati, Graziella Mingardi, il sottosegretario Ferri ha affermato: il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso, assumeremo 2.000 persone, nuovo personale, con i magistrati stiamo facendo ogni anno un concorso e forse faremo un secondo concorso quest'anno e quindi anche gli organici li stiamo riempiendo, stiamo rivedendo le piante organiche e quindi arriverà anche il personale amministrativo. Non voglio indicare una data perché le procedure concorsuali sono in atto e dobbiamo risolvere alcune criticità. Però mi auguro che presto, una volta risolte, possano arrivare anche a Piacenza personale nuovo. Complessivamente il costo dei lavori è di circa 6 milioni e mezzo di euro, grazie al sostegno di numerosi soggetti.